Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica. Questa mattina a Pescara, a margine di una conferenza stampa convocata per illustrare il progetto della costruzione di una pista per appassionati di skateboard, il presidente della regione Luciano D'Alfonso è tornato anche a parlare del suo doppio ruolo di governatore e senatore e del suo futuro politico. Il servizio di Paolo Renzetti. Con la fine ormai imminente della legislatura sembra ormai certo che Luciano D'Alfonso resterà alla presidenza della regione fino alla scadenza naturale del mandato. Sul suo futuro politico il governatore ha parlato questa mattina a margine della conferenza stampa convocata per illustrare il progetto di uno skate park, parco attrezzato con piste e rampe per skateboard e pattinaggio da costruire nella città di Pescara. Credo che mi stiano risolvendo il problema da Roma, perché io sono stato in Senato 4 volte, dalla stampa che ho letto di ieri e di oggi mi dicono che la legislatura sia finita, non ho fatto neanche a tempo a comunicare le mie intenzioni. Quello che è certo è che a Pescara faremo la pista di skateboard e spero che a Roma almeno la seduta di domani si possa tenere. Io sono pronto per oggi e per domani, ho anche studiato un fascicolo importante, spero di poter prendere la parola. Voglio capire in ordine, con esattezza, quello che accade domani al Senato, perché domani avremo una giornata importante, dovremo votare la ratifica di un provvedimento significativo riguardante l'Italia. Tra gli argomenti c'è anche l'Alitalia. E mi auguro che ci sia una condotta responsabile da parte di coloro i quali dovranno votare. Io vado per adempiere all'obbligo, all'impegno, alla responsabilità del voto, perché voglio che questo tema dell'Alitalia abbia una copertura legislativa. Però mi dicono che ci sarà conflitto. So anche che siamo in attesa di una comunicazione nazionale che ci dica qual è il giorno di scioglimento delle Camere, per cui tutto questo naturalmente condiziona anche il mio cammino dal punto di vista istituzionale. Come sanno tutti gli abruzzesi, non ho rinunciato ad un giorno di lavoro. Anche oggi sto operando qui, poi vado in provincia per quanto riguarda la Mare Monti possibile e poi parto per il Senato. Presidente, qual è il suo giudizio politico su questa diatriba tra il Presidente della Repubblica Mattarella da una parte, Lega e 5 Stelle dall'altra? Vedo la cancellazione di ogni limite. Sono molto preoccupato. Spero che si determini di nuovo una condizione di pubblica opinione capace di stabilire chi sbaglia e chi indovina. Personalmente ho molta fiducia nella condotta avuta e che avrà il Presidente della Repubblica e farò l'impossibile nel mio ruolo di supportare il valore della condotta del Presidente della Repubblica. Io non faccio parte solo di me stesso, sono parte di una comunità politica, deciderà la mia comunità politica. Se potessi decidere, vorrei mettermi a studiare, ho un bellissimo patrimonio librario che vorrei riprendere a studiare per capire anche quello che sta accadendo e perché sta accadendo tutto in questa parte di Europa e in Italia in questa fase. Questo è il mio desiderio. Io sono nipote di un minatore balbuziente che è andato a lavorare per il mondo e dopo 2 generazioni il nipote di questo operaio, minatore balbuziente, fa il Presidente della Regione e anche il Senato della Repubblica. Diciamo, sono molto molto soddisfatto. Sono tanti anni che ormai mi dedico e l'ultima vicenda, quella riguardante la contestazione, la giuridicizzazione di Rigopiano, mi ha fatto molto male, perché io ho dedicato tanti anni della mia vita alla cultura della vita. Essere associato alla cultura della morte mi ha fatto molto male e non vedo l'ora di trovarmi gli interlocutori davanti, coloro i quali devono stabilire chi si è comportato bene e chi no. E sentirete quello che dirò. La cronaca, continuano gli interrogatori ad Avezzano degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sui certificati falsi. Nella giornata di ieri sono stati in 3 a sfilare davanti al giudice Maria Proia. Mario Del Pretaro, legale dell'agente di polizia penitenziaria Luigi Maiello, ha spiegato al GIP il perché dell'estraneità ai fatti del suo assistito. Vediamo. Quale sarà la linea della difesa, se può dire qualcosa? Beh, io quello che posso dire è che il mio assistito è estraneo ai fatti, quindi insomma sicuramente ci sarà modo e occasione, una è stata questa, di spiegare al giudice che l'estraneità ai fatti del mio rappresentato. Il mio assistito ha diciamo, spiegato come si sono verificati i fatti e ha avuto modo di chiarire molti aspetti della vicenda che effettivamente andavano chiariti. E ritengo che comunque sia stata una cosa molto positiva questa, quindi vediamo adesso quello che deciderà il GIP, anche perché ho sempre in questa sede avanzato richiesta di revoca della misura cautelare
e quindi adesso vediamo quello che succederà. Mi aspetto una revoca della misura cautelare. Riallodando le fila della vicenda, 3 indagati risultano essere ancora in carcere, fra di essi la figura di Angelo Gallese, assieme a quella di Orlando Morelli e di Arnaldo Aratari. Angelo Gallese ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Pescara, la dottoressa Antonella Di Carlo. Gallese ha chiarito di fatti le posizioni varie che gli si contestano, mentre Orlando Morelli, difeso assieme al dottor Gallese dall'avvocato Franco Colucci del Foro di Avezzano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gallese ha precisato gli argomenti. Il legale difensore ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. La risposta del giudice per le indagini preliminari pescarese dovrebbe avvenire in settimana verso la fine. L'interrogatorio di garanzia di Gallese si è tenuto nella mattinata di sabato scorso alle ore 12 in punto nel Tribunale di Pescara. Tra 60 giorni arriveranno i risultati dell'autopsia sul corpo di Federico Nardecchia, il 57enne centauro aquilano, morto sabato in un incidente sulla statale 80 tra Arischia e le Capannelle. Il magistrato ha autorizzato i funerali e oggi la città dà l'estremo saluto. Vediamo. Tra 60 giorni si conosceranno le risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo del centauro di Coppeto, Federico Nardecchia, morto a seguito di un grave incidente stradale sabato mentre era a bordo della sua motocicletta nel valico delle Capannelle. Ad eseguirla l'anatomopatologo della ASL dell'Aquila, il dottor Giuseppe Calvisi. Oggi la città intanto dà l'estremo saluto a Federico, molto conosciuto all'Aquila, lascia la moglie e un figlio. La Procura della Repubblica, come è noto, ha aperto un'inchiesta e la Polizia Stradale prosegue le sue indagini e sta ascoltando tutti i testimoni per capirne di più sulla dinamica esatta dell'incidente stradale. Un incidente che ha coinvolto anche un'automobile, il cui conducente è rimasto illeso, e dei ciclisti che transitavano sulla strada che hanno riportato dei traumi e sono ricoverati all'ospedale San Salvatore. Nardecchia, secondo le prime ricostruzioni, dopo l'impatto è riuscito a rialzarsi per sincerarsi anche delle condizioni degli altri coinvolti, ma i traumi riportati erano troppo significativi e subito dopo si è riaccasciato a terra senza vita. Lasciamo la cronaca. Completamento della procedura che porta TUA in regime di house providing e agenzia di mobilità sono i punti principali di fine consiliatura fissati dal neo delegato regionale ai trasporti Maurizio Di Nicola. Ma innanzitutto dobbiamo chiudere la partita che vede l'in-house della società pubblica TUA, cioè la garanzia che la società regionale del trasporto pubblico possa operare nei prossimi 20 anni con serenità di pianificazione finanziaria e con certezza quindi anche dei livelli occupazionali per i lavoratori. È stata una grande iniziativa portata avanti da Camillo D'Alessandro e dalla Regione Abruzzo attraverso il delegato che mi ha preceduto, che ringrazio. Noi vogliamo proseguire su questo schema, è l'unica in Italia, l'Abruzzo come regione, che ha scelto questa modalità dell'in-house. Tutte le altre hanno scelto di andare a mercato, quindi di mettere a gara il servizio del trasporto pubblico locale, con evidenti rischi, perché il mercato poi ha forse le opportunità di un efficientamento di ciò che è il servizio, ma anche grandi rischi dal punto di vista occupazionale per i lavoratori. Noi abbiamo fatto una scelta che è in qualche modo sociale, che tende ad efficientare l'azienda, perché si è fatta la fusione delle 3 aziende di trasporto pubblico e quindi si è in qualche modo cominciato a risparmiare sul profilo dei costi. Abbiamo da portare in Consiglio regionale alcuni atti ulteriori che danno certezza giuridica a questo scenario e poi dovremo lavorare al versante invece dell'Agenzia della Mobilità, cioè realizzare una struttura che per Regione Abruzzo faccia l'attività commerciale, faccia l'attività di osservatorio della mobilità, raccogliendo dati, tenendo aggiornati i siti internet affinché i cittadini trovino in quegli spazi di comunicazione tutte le informazioni che chiedono. Mi verrebbe da pensare al modello Regione Toscana, dove con un click davvero si riesce a vedere il tempo di arrivo e di partenza di un mezzo, le incroci, tutto ciò che riguarda il mezzo che sta per arrivare in termini di servizio, insomma una mobilità all'avanguardia. Dobbiamo lavorare su questa linea, anche se sappiamo che siamo a fine legislatura, ma non si deve mai perdere nessun giorno utile per costruire le cose buone.
Proseguiamo, blitz notturno dei carabinieri del NAS di Pescara all'ospedale di Avezzano. I militari hanno ispezionato il pronto soccorso e i reparti di geriatria, ortopedia e medicina. Accertate numerose carenze igienico-sanitarie, strutturali e organizzative. Tra le altre cose, i carabinieri hanno inoltre accertato la presenza nelle stanze di degenza in orario escluso alle visite dei familiari di persone non identificate che prestavano assistenza ai malati senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dalla direzione ospedaliera. I successivi controlli hanno appurato che si trattava di badanti la cui posizione lavorativa è oggetto di approfondimento da parte dei carabinieri del nucleo di ispettorato del lavoro. Il controllo del NAS di Pescara si è reso necessario in quanto la presenza, specie nelle ore notturne, di personale esterno alle strutture e presidi sanitari, se non adeguatamente identificato, controllato e regolato, potrebbe esporre a rischio la sicurezza dei pazienti e del personale ospedaliero. E ora torniamo a Pescara, il completamento in lotti della strada Pendolo, approvato dalla Giunta la scorsa settimana, è stato illustrato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa a Palazzo di Città. Vediamo. È un sogno per la città, è un sogno per quanti abitano in tutta questa parte del quartiere che va da via Rio Sparto fino a via del Circuito, perché il sogno che aspettano da 20 anni, cioè la strada Pendolo, che prende il nome proprio dall'essere un pendolo che deve collegare, diciamo, la parte nord e sud, spostandosi sulla parte ovest di Pescara, insomma vedrà la luce con la realizzazione degli ultimi due tronconi che mancano, 180 metri il primo che va dalla Tiburtina fino a via Volta e 400 metri l'altra circa su per giù, che arrivano fino a via Rio Sparto. Sono 5.275.000 euro, somme che ci arrivano integralmente dai fondi delle periferie del governo Renzi. L'8 giugno termine di scadenza del progetto definitivo, l'abbiamo già approvato in giunta, oggi l'abbiamo presentato, subito dopo arriverà una prima tranche di questi finanziamenti, un 20%, che ci consentiranno di andare a gara. La gara sarà su due lotti, quindi cominceranno i lavori quasi congiuntamente, il che ci consentirà di non perdere tempo. Che cosa significa Pendolo? Pendolo a Pescara è un'opera importante come se fosse il Ponte Flaiano. È un'opera fenomeno, perché è un'opera capace di svelare parti della città che attualmente non sono svelate, come è successo per esempio per via Lago di Capestrano, ma è un'opera fenomeno perché riuscirà a diminuire moltissimo il traffico della città di Pescara. Sono circa 3.275.000 euro, di cui 1.275.000 euro per i lavori e 2 milioni per gli espropri. Qui non abbiamo trovato accordi, come invece è successo per il Pendolo 1, dove ringraziamo naturalmente i proprietari che hanno aderito alle nostre ipotesi di accordo che abbiamo portato anche in consiglio comunale. Sarà una strada molto larga, circa 30 metri, corsie larghissime, pista ciclabile lato monte in continuità con quella di via San Luigi Orione e via Lago di Capestrano, marciapiedi grandissimi, rifacimento della rete delle acque bianche, pubblica illuminazione a LED, insomma veramente una strada moderna. Al culmine di una seduta lunga che si è conclusa nel corso della scorsa notte, il Consiglio Comunale di Chieti ha approvato il bilancio 2018, un bilancio di previsione, e il documento unico di programmazione. Non sono mancati momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Il sindaco Umberto Di Primio difende le sue scelte in termini di tagli effettuati che permettono al Comune di avere margini per degli investimenti. Ascoltiamolo al microfono di Gino Di Tizio. Avevamo da approvare un documento importante che segna il futuro della città di Chieti, con la possibilità di avere finalmente investimenti per grandi infrastrutture, investimenti per rendere questa città una città che guarda al futuro e guarda al futuro da protagonista, investimenti che ci consentono di dire che Chieti ha un domani oggi al quale pensare, soprattutto partendo da una base, quella che noi stiamo in qualche modo definendo, che è una base solida, una base dove abbiamo badato a tenere sotto controllo i conti del comune, dove sappiamo di dover gestire una emergenza finanziaria continua, ma al contempo abbiamo messo in campo misure che ci danno la possibilità di avere un margine di azione che fino a poco tempo fa non speravamo neppure di avere. È chiaro, abbiamo dovuto fare delle scelte, le scelte le abbiamo fatte noi, mi assumo la responsabilità delle scelte, ma alla fine credo di poter dire, quando si tireranno le somme di questa vicenda, che quelle scelte ci hanno consentito di non mandare il comune in default e soprattutto di poter continuare ad investire sulla città.
c'è stato anche un confronto con i cittadini che hanno assistito durante la lunga notte ai lavori del Consiglio Comunale. C'è stato un sereno confronto con i cittadini, ai quali noi diamo sempre risposte ogni volta che loro ci chiedono con il giusto modo notizie e informazioni su quel che facciamo. E i cittadini hanno diritto di sapere, i cittadini hanno il diritto di chiedere. Quello che noi chiediamo soltanto è che ci sia una giusta proposizione delle domande, e a quelle domande noi rispondiamo in un minuto. Qualche malumore nella sua maggioranza, ecco, ci sono state le astensioni. Ci sono state delle astensioni che rimangono per coloro che si sono astenuti, cioè quelle quattro persone che si sono astenute non hanno scritto il loro nome in quello che sarà il futuro degli investimenti della città di Chieti, mentre gli altri potranno dire io c'ero quando abbiamo dato alla città 40 milioni di lavoro, loro hanno fatto finta di non esserci. Secondo gli ultimi dati della Polizia Stradale, gli incidenti mortali in provincia di Teramo sono diminuiti del 50% rispetto allo scorso anno, passando da 21 a 11, un miglioramento dovuto anche alle campagne di sensibilizzazione promosse dall'Automobile Club di Teramo, che da 11 anni porta avanti un percorso formativo e percorso informativo nelle scuole medie del Teramano, il servizio. Nel 2017 in provincia di Teramo gli incidenti mortali su strada sono diminuiti del 50%, passando dai 21 del 2016 agli 11 dello scorso anno. Un numero che fortunatamente continua a scendere. Secondo la Polizia Stradale, dall'inizio del 2018 fino ad oggi, sono ancora diminuiti del 10%, con un unico incidente mortale. Le cause principali risultano essere la velocità, la disattenzione e l'uso del cellulare. Se ne è parlato durante la giornata conclusiva dell'iniziativa dell'ACI di Teramo dal titolo La sicurezza si fa strada, un progetto di educazione stradale che è giunto alla sua 11ª edizione e che quest'anno ha coinvolto 35 classi delle scuole medie della provincia e circa 700 studenti. Quanto è importante formare i ragazzi alla sicurezza stradale? È importantissimo perché oltre che dare sicurezza ai nostri ragazzi, darà sicurezza agli adulti di domani. E l'ACI, ovviamente, essendo, come dire, il sindacato, io lo definisco da quando sono diventato presidente, il sindacato degli automobilisti, si è dato questo compito fondamentale, ma soprattutto è importante perché noi abituiamo questi ragazzi, dai bambini delle elementari fino alle scuole medie per adesso, al rispetto delle regole, cosa di cui abbiamo tanto bisogno, quindi dal rispetto delle regole non solo in ambito della sicurezza stradale, ma soprattutto in senso lato. Abbiamo bisogno più noi genitori di imparare delle regole, che soprattutto i ragazzi, perché poi i ragazzi apprendono molto, soprattutto se vengono coinvolti nel gioco, tanto che noi abbiamo inventato questa patente a punti proprio per far sì che loro siano particolarmente attratti a questa tematica. Il progetto dell'Automobile Club di Teramo, La sicurezza si fa strada, si conclude come ogni anno con la premiazione di studenti e scuole che ricevono caschi omologati di ultima generazione e assegni in denaro per i video più interessanti sul rispetto delle norme del codice della strada. Elenito Di Liberatore, assistente arbitrale internazionale che parteciperà ai prossimi mondiali di calcio in Russia, ha fatto visita ieri al Dipartimento di Ortopedia dell'ospedale San Massimo di Penne. Di Liberatore ha donato la sua maglia indossata nel corso dell'ultima stagione sportiva nel campionato di Serie A al dottor Domenico Palmieri, che lo ha seguito in queste settimane per gli aspetti medico-riabilitativi. Vediamo il servizio del la redazione di Vestina News. Una presenza importante oggi qui all'ospedale di Penne per sottolineare, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che l'ospedale di Penne, il reparto di ortopedia, è un'eccellenza. No, oggi è una presenza importante perché ci è venuto a trovare veramente un amico, una persona a cui io sono molto legato, a testimoniare che effettivamente qui facciamo un lavoro importante, ma soprattutto a testimoniare un risultato. Elenito è veramente al 100%, farà secondo me un'ottima prestazione da un punto di vista fisico, si allena tanto, è una persona convinta di quello che fa tutti i giorni, ci crede tantissimo e per me è comunque una fonte anche di stima, una fonte di veramente ammirazione, avere sia un amico e un paziente con cui confrontarsi e lavorare tutti i giorni, perché prima di tutto bisogna guarire grazie alla convinzione di quello che si fa durante un percorso riabilitativo, durante un post-operatorio per affrontare qualsiasi problema. Un altro personaggio importante che si aggiunge alla lista di tanti atleti che sono arrivati qui all'ospedale di Penne per curarsi.
Sì, e questo è un'ulteriore conferma che stiamo lavorando credo bene, qualche piccolo risultato si comincia a vedere e torno a ripetere, anche se siamo un po' in periferia e abbiamo qualche difficoltà nel raggiungimento di questo posto, la gente però poi, grazie insomma ai piccoli successi che otteniamo, ci viene a trovare. Per me, oltre che dottore, è l'amico Domenico, nel senso che perché comunque c'è un rapporto di vecchia data e sì, i suoi consigli e il suo supporto sono stati fondamentali perché io potessi arrivare a questo traguardo in maniera eccellente. Siamo orgogliosi, oltremodo quest'anno, di rappresentare l'Italia e l'Abruzzo. C'è il rimpianto per la nazionale che non parteciperà al mondiale, però noi siamo comunque testimoni di un movimento che esprime sempre eccellenza a livello internazionale. Noi ci auguriamo sempre di arrivare il più lontano possibile. Avendo fatto l'ultima finale mondiale un italiano, diciamo che il bis è difficile, però sicuramente possiamo puntare in alto. Abbiamo di fatto introdotto la pagina dello sport, parliamo di Serie B, momento di riflessione in casa Pescara, tutte le scelte tecniche sono condizionate dagli sviluppi di natura societaria. Ai nostri microfoni il tecnico Pillon è stato chiaro, entro 10 giorni ci sarà la decisione definitiva, se Daniele Sebastiani dovesse restare al timone della società sarà lui l'allenatore del Pescara per la prossima stagione, vediamo. Sì, beh, mi ero reso conto subito dell'amore dei tifosi verso questa squadra, della passione che hanno verso questa squadra, dei dirigenti che sono molto affezionati a questa squadra, perciò è chiaro che le responsabilità erano tante, ma sono felice di aver raggiunto l'obiettivo che è la salvezza, perché quando sono arrivato io quello era l'obiettivo principale, l'abbiamo raggiunto, adesso dobbiamo pensare, sperando che il prossimo anno possiamo ricominciare insieme. Se il presidente rimane qui, chiaramente penso che andremo avanti assieme. Se arrivano altre cose, allora è tutto da vedere. Però io spero che rimanga il presidente in modo da poter continuare questa avventura, perché ci terrei molto. Si era parlato di una firma imminente, proprio anche dopo l'ultima partita di campionato. Pillon, quando arriverà il rinnovo del contratto? Sto aspettando che il presidente, ha preso un attimo di tempo, perché anche lui deve valutare la sua situazione, come è giusto che sia. Una volta che lui ha deciso, penso che fra me e lui non ci saranno assolutamente problemi, perché siamo persone che, insomma, che si stimano a vicenda, perciò non sarà un problema quello di raggiungere l'accordo, quello sicuramente no. Perciò adesso aspetto gli eventi, aspetto a vedere cosa succede e cosa decide il presidente, e di conseguenza poi vedrò. Ma vi siete dati una tempistica, mister? Sì, penso che nel giro di 10 giorni si sappia tutto, insomma, ecco. Credo che il presidente ha preso un po' di tempo di valutare la situazione e aspettiamo lui che decida. Fattore importante è la volontà della piazza di ripartire con Pillon, questo non è un fattore secondario, anzi. Ma io sono molto contento di questo, non so neanche come mai sono stato così apprezzato dalla gente, forse... In una piazza mister mangia allenatori, notoriamente Pescara è stata così in passato. Sì, ma io spero di aver contribuito alla causa di arrivare all'obiettivo, che era quello in quel momento di salvarsi. Ma ho avuto, grazie anche all'apporto della gente che mi ha sempre dato fiducia e mi ha sempre sostenuto, e per me è stato molto importante questo. Avere il sostegno della tifoseria è molto importante quando tu vai a allenare su un posto dove ci sono tante difficoltà per raggiungere un obiettivo. Perciò devo ringraziare i tifosi, devo ringraziare i miei giocatori e la società per avermi dato sostegno e avuto stima in me. Credo che si possa far bene, se avrò la possibilità di continuare qui credo che potremo far molto bene, ho molta fiducia in questo, è chiaro che ci sarà molto lavoro da fare, non faccio promesse perché non sono il tipo di fare promesse, quello che posso promettere è il grandissimo impegno e cercare di giocare sempre bene a calcio, perché questo è il mio obiettivo. Serie C in casa Teramo, ora è corsa a 2 per la panchina in attesa dell'incontro con Zichella, spunta forte la candidatura di Giacomo Modica che non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento del rapporto con il Messina. Jacopo Forcella.
Giacomo Modica è a tutti gli effetti il vero rivale in questo momento di Giovanni Zichella per la panchina del Teramo. Il tecnico di Mazzara del Vallo, infatti, viste le difficoltà di trovare un accordo con il Messina per il rinnovo per un'altra stagione, sta entrando nei radar del diavolo, anche e soprattutto per merito del direttore generale biancorosso Emilio Capaldi, che con Modica ha avuto una lunga esperienza a Celano. Si diceva delle difficoltà del Messina nel prolungamento, il patron siciliano Sciotto infatti ci sta lavorando da giorni, ha appena silurato il direttore sportivo La Mazza e sembra voler assecondare le richieste di Modica, soprattutto in relazione alla conferma dei big. Il sesto posto di questa stagione e la mancata disputa dei playoff infatti non sembrano aver turbato l'ambiente giallorosso, che vorrebbe comunque ripartire col tecnico ex vice di Zeman subentrato ad ottobre, ma la firma tarda ad arrivare. Dall'altra parte, quello che interessa di più il Teramo però in questo momento è capire quanto il nuovo progetto biancorosso affascini l'interlocutore, Zichella o Modica che sia, ed ecco perché se con questi ultimi due ci sarà presto un contatto, non è escluso che da qui a qualche giorno, qualora non si chiuda alcuna trattativa, possa spuntare qualche altro nome. D'altronde Campitelli, prima di decidere, vuole capire bene di quale profilo ha bisogno per non ripetere gli errori del passato. Modica nel frattempo sta guadagnando posizioni, in Abruzzo ha fatto bene a Celano, mentre all'Aquila, in una situazione difficile con pochissime giornate da disputare, non è andato bene. Ma questa è un'altra storia. Il suo 4-3 affascina, e come Campitelli, che è fortemente tentato di mettere in mano il suo Teramo a chi certamente è in grado di dare un gioco spettacolare ed estremamente offensivo. Per questo ora il testa a testa con Zichella si fa caldo, l'ex vice di Asta è in attesa della chiamata per parlare dell'eventuale rinnovo, a giorni sarà a Teramo, mentre non è dato sapere se la dirigenza biancorossa per quel tempo avrà già avanzato dei discorsi con Modica o con qualche altro profilo di allenatore. Sono ore frenetiche dunque, per la fumata bianca c'è ancora da attendere che il Teramo però abbia davvero capito quale allenatore fa il suo caso. Ed ora una notizia di Serie D, una notizia di calciomercato, perché c'è un volto nuovo per il Francavilla in vista della prossima stagione sportiva. Si tratta del difensore Claudio Cafiero, classe 89, nativo di Napoli. Cafiero ha indossato casacche importanti come quelle di Crotone, Latina e Aprilia, e nella scorsa stagione ha disputato sempre nel campionato di Serie D, Girone F, una importante stagione con la maglia dell'Aquila, giocando 32 partite, ed è stato anche per rendimento uno dei migliori giocatori rosso-blu. Dunque un altro innesto per il Francavilla, lo avete visto Cafiero in compagnia nella foto del presidente Candeloro e del neo DS D'Ercole, Francavilla che alcuni giorni fa aveva anche annunciato il nuovo allenatore, ovvero Paolo Rachini. E ora ci occupiamo di calcio a 5, l'Acque Sapone è sotto nella finale scudetto, ieri sera si è giocato il primo round al Palasind di Bassano, dove i campioni uscenti della Luparense si sono imposti per 5-3. Alla squadra di Perez non sono bastate le prodezze degli ex Coco Wellington e Bertoni. Domani sera gara 2 sempre in terra veneta. Vediamo. Parte col piede sbagliato la rincorsa al tricolore dell'Acque Sapone. Al Palasind di Bassano la Luparense, campione uscente, si impone 5-3 e guadagna il vantaggio nella serie finale al termine di una partita comunque spettacolare, ricca oltre che di gol anche di capovolgimenti di risultato. Eppure l'avvio di gara della squadra del patron Barbarossa era stato positivo, coi lampi di Luca Ian e Bocao che hanno da subito costretto il portiere di casa Miarelli agli straordinari. Un colpo involontario del compagno di squadra De Oliveira stordisce per qualche istante Mammarella, che poi viene salvato dalla traversa scheggiata dal secco destro di Borca Blanco. Si gioca a ritmi alti e lo conferma il gol del vantaggio della Luparense, che in un attimo trasforma l'opportunità di Murilo nel contropiede che taglia in due l'Acque Sapone. Realizza Tobe la rete dell'1-0 per i ragazzi di Davide Marin. Lo svantaggio non abbatte l'Acque Sapone, che nel giro di 4 minuti ribalta il risultato. Il pareggio è un autogol di Lara, che tocca nella propria porta un corner di Coco Wellington, il quale è uno dei tanti ex della partita e non perde l'opportunità di far valere la classica legge del mondo del calcio. Proprio Coco Wellington corregge in rete il tiro cross di Luca Ian. È un buon momento per l'Acque Sapone. Bocao rischia di spaccare la traversa, ma quando meno te lo aspetti, a pochi secondi dall'intervallo, il sinistro di Victor Meio sorprende Mammarella e manda le due squadre al riposo sul 2-2. Una rete che pesa tanto sul morale della squadra di Tino Perez, che nella ripresa tra il settimo e il nono minuto incassa le due reti che indirizzano la partita.
partita. Ancora Victor Meio con un destro potente all'angolino chiude una rapida combinazione e batte Mammarella per il 3-2. La Luparense coglie l'attimo e sale sul 4-2 con un'azione di ripartenza da manuale, Lara, Jesulito, Rafinha e quest'ultimo a gonfiare la rete. A riaccendere le speranze dell'Acque Sapone è un altro ex, Edgar Bertoni, che con un destro violento fulmina Miarelli. Perez gioca il tutto per tutto col portiere di movimento, ma deve arrendersi a 7 secondi della fine alla rete del 5-3 di Borca Blanco. Domani sera gara 2 sempre a Bassano, necessità di riscatto per l'Acque Sapone. Tornare dal Veneto con 2 KO sul groppone renderebbe proibitiva la missione scudetto. Finisce qui questa prima edizione del TG6, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili, saranno disponibili tra poco on demand sulla nostra pagina YouTube e sul nostro sito www.tv6.it alle ore 19 e alle ore 23, le prossime edizioni del nostro notiziario. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.